Hello guys, Ranier here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale. Siamo su Sonic Lost World, andiamo subito in Frozen Zone 2. Signori, dobbiamo assolutamente continuare perché eravamo rimasti in un punto della storia interessante. E appunto iniziamo con un filmato. Come mai sei ancora... Questa tipa mi sa che non l'abbiamo ancora mai vista. Beh, sembra che te la stia prendendo comoda. Certo, e infatti io ti faccio comodo, giusto? E allora se ti dicessi che ho scelto te perché so che sei veloce, intelligente e l'unica che può battere il pidocchio. Ah, è tipo una specie di Sonic aliena? Sarebbe figo vedere una specie di Sonic aliena, cioè nel senso veloce. Ma che... Ok signori, siamo all'interno di una palla di neve perché abbiamo rotolato come non si sa cosa. Bene, salve, ciao. Ciao, mi si attacca la roba... Scusate. Facciamo in modo di... Ok, questa cosa fa? Scusatemi, fatemi capire. Nope. Salta, grazie. Ok, ma dobbiamo farcelo tutto la palla di neve? Signori, mi sa proprio di sì. Ok, dai, allora vada così. Questo è carino, devo dire la verità. È particolare, insomma, però non sembra male. È una buona idea. Ha anche un suo senso. Oh no, volevo far entrare le palle. Non prendetela male, insomma, cioè, non fraintendete. Ne abbiamo mancato uno. Sì. Ok. Intanto sentire la voce di questa tipa è un po' è inquietante. Abbiamo saltato il checkpoint, mannaggia lei. Ok. No, Sonic. Avevo detto io che avevamo saltato il checkpoint. Ok, piano. Sì, queste cose allora ci... Allora, queste specie di Yeti, come abbiamo capito... Ok signori, come abbiamo capito, questa specie di Yeti praticamente ci respinge. Ed è ovviamente una cosa abbastanza fastidiosa. Bene, andiamo piano piano e poi dritti, via così, benissimo. Ah, piano piano. Queste cose ci respingono, no, ci fanno solo saltare. Ok, quindi io... No, io se faccio... Ok signori, è alquanto tostarella come situation, devo dire la verità. No, fermo. Fermo, bravo, così. Dritto. Il problema, signore, è che non capisco qual è la direzione che abbiamo, capite? Perché ovviamente dovete ben capire che giustamente non vedo il verso, perché la palla è tutta uguale. Fermi così. Vai amico. No, ok, ora si ragiona, perfetto. Siamo praticamente una palla da biliardo tutta bianca con delle monete. Mi sento a Natale, signore, non so perché ma mi ricorda il Natale questo livello. Vai così, Sonic, vai così. Cosa cavolo, chi ho ucciso? Ho ucciso qualcuno, ho evidentemente ucciso qualcuno. Ok, signori, siamo di nuovo nella parte degli uccellacci ventosi e vediamo di superarla questa volta insieme. Il problema è che effettivamente vedete perché diventa molto in pendenza, quindi dovremmo fare tutto alla svelta purtroppo, ma la nostra posizione non ci aiuta proprio per niente. Ok, dobbiamo andare un po' lentini così, dai, su saltiamo di nuovo. Ok, ancora uno. Oh, datemi un checkpoint, vi prego. Ok, prendiamo questa cosa rossa. Bene. Ok, vai così. Dove cavolo stiamo andando? Checkpoint! Sì, ok. Ok, signori, checkpoint. Questo è sempre ben gradito. Ma se facessimo esattamente così. Perfetto, vai. Di nuovo la situazione delle palle da biliardo, ma questa volta le abbiamo prese entrambe. Ottimo. 3, 4, 5. Benissimo. 6, 7, 8. No! No! Mancava la 8. Perché? No, sono morto. Sonic, senti, ma non potevi semplicemente, che ne so, fare quello che fai solitamente, cioè camminare e non rotolare così? No? È troppo difficile? Piano. Dobbiamo andare davvero molto piano. Questa è una cosa di precisione.
E vai così, vai, perfetto. Checkpoint, molto buono. E dobbiamo semplicemente andare dritto. Quindi io farei boom. E saliamo. Oh, sì. Ok. Però sai com'è? Insomma, fammi arrivare a battere quella tipa, perché inizia a darmi... Oh, wow. Mi sento un attimo stordito. Fatemi battere quella tipa che mi sta dando parecchie noie. Oh, questi livelli sono davvero molto lunghi, signori, Devo dire la verità. Io intanto faccio incetta di bellissimi e piccolissimi anellini. E ritorniamo nella piattaforma verde. Vediamo che riusciamo a fare. Ok, ci ha mandato nello spazio in orbita verso un altro pianetino. Immagino che qua ci sarà qualcosa. Eccola! Perfetto, no? Io speravo fosse una tipa che corresse, invece mi sa proprio di no. Ok, bros, andiamo. Allora, piano, perché sta cosa è ingestibile, ve lo dico, Ok, ok, dobbiamo evitare quello con la bomba, immagino. Ho questa vaga sensazione. Quindi, sono due addirittura con la bomba. No! Porca troia! Fatto che non sono neanche targettabili, signori, quindi, insomma, è davvero un bel casino. Ok, cerchiamo di prendere un po' di sprint. Di uccidere questo. Questo no, quello è sbagliato. Vai, bella, vai così. Prendiamo la tipa. No, l'ho lisciata parecchissimo. L'ho presa, ok. Ok, dai. Fammi, ok. Questa cosa è stata gestita molto male, secondo me, Perché non hai un senso della palla, purtroppo. Ok, signori, dobbiamo prendere lei. Vieni qui. Sì, colpita tre volte. Cosa devi... Che cosa? Cosa vuoi che ti chiami? Mi hai fatto penare. Ok, signori, video. Abbiamo rotto il ghiaccio e non è soltanto una metafora. Sonic, per piacere. Il tuo impegno è impressionante, Ricciolo. Ok. È destinato a fallire, come il ciccione ha fallito prima di te. No. Mangerà anche i vostri cuori, sporchi imitatori di Eggman. Wow. Parole forti. Quasi quanto i tuoi baffi. Le tue invenzioni sono degne di lode, però diventiamo sempre più forti man mano che assorbiamo la linfa vitale del vostro mondo. Grazie, Eggman, molto gentile. E quando il vostro pianeta non esisterà più? Ah, boh. Che bella domanda intelligente. Anche voi esisterete più. Signore, non lo sopporto quel tipo. Non so voi. Brucerò i vostri mondi, brutta feccia ribelle. Distruggerò ciò che amate mentre voi guardate. Ai, Eggman, ti fai male. Lo dicevo io che ti fai male. Fino a che riuscirò a strangolare uno ZT, le mie mani staranno bene. È cazzuto, Eggman, signori. Ok, signori, anche questo livello è durato davvero tanto. Il prossimo che ci aspetta sarà la zona 3. Immagino che quello sia un casino, quindi sarà davvero carino. Cerchiamo di fare due livelli episodio dal prossimo. Quindi, signori, io vi rimando al prossimo episodio. Lasciate un mi piace, un commentino ed enjoy. E che resta con voi. Bye bye.